Mi chiamo Paolo Maggioni, ho 30 anni, faccio il giornalista e conduco insieme a Massimo Cirri a Sara Zambotti un programma radiofonico che molti di voi immagino conoscano, si chiama Caterpillar e va in onda da 17 anni sulle frequenze di Radio 2. È la radio ufficiale del rientro a casa degli italiani, accompagniamo le persone dalle 18 alle 19.30 nel loro ritorno verso casa. Caterpillar è un programma che oltre a insomma, raccontare l'Italia, racconta anche un'Italia diversa che decide di liberarsi dalle mafie e che parte da noi, dal noi, anzi come modello, la prima persona plurale di partecipazione e di socialità. È un insegnamento che Don Luigi Ciotti ci ha trasmesso nel corso di questi anni. E ho prestato molto volentieri la voce a questa radio che scandisce i passaggi fondamentali della vita di Alberto Varone, perché mi sembra un progetto molto interessante, questa unirsi di comunità molto lontane, San Damiano d'Asti e la provincia di Caserta da cui Varone arriva, grazie al lavoro di ragazzi che fondamentalmente mossi da uno spirito civile, da una profonda passione civile e con il piglio anche della gratuità, che è un tema fondamentale, si sono messi insieme e hanno realizzato questo cortometraggio, mediometraggio, anzi, perché sicuramente cederanno poi nel montaggio perché la storia lo merita, che è un esempio di speranza. E quindi io penso e mi auguro che operazioni come questa, dal basso, veramente estremamente ricche di senso e di partecipazione, si moltiplichino e ci consentono appunto con il mezzo del cortometraggio e della storia che passa attraverso un film di ricordarci quali sono i veri eroi di questo paese e quali sono insomma gli esempi da seguire. E con un film autoprodotto, autocostruito, autosceneggiato, montato in proprio, secondo me si toccano anche livelli di poesia mica male. È una bella mescola, un bel tenere insieme tanti concetti diversi che fanno ben sperare, che sono secondo me anche una piccola grande forma di resistenza, che è una resistenza culturale a un modello invece che va da tutt'altra parte. Secondo me resistenza insieme a, come dire, impegno e partecipazione sono tre bei punti cardinali da tenere sempre presenti. Un grande abbraccio e soprattutto un grande grazie a tutti quelli che hanno pensato a questo film, che hanno deciso di invitarmi, ma soprattutto per averlo fatto, perché insomma è un... Dai, se no poi si scade nella retorica, però è veramente un gran bel gesto e merita affetto. Ciao.